Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con un giorno di ritardo. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima in edizione speciale di sabato, ma non per questo mancheranno quintali di rumors, newsies e tante tante emozioni. Nonostante questo sono riuscito a essere in ritardo anche oggi, quindi non c'è spazio per solo risposte sbagliate che tornerà la prossima volta. Prima di iniziare però, come al solito, mi raccomando, unitevi alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Basta che vi iscrivete a questo canale, anche perché siete rimasti gli ultimi a non essere iscritti. Dai, su, non si fa. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Nonostante sia un'edizione speciale, si parte ovviamente dall'angolo della poracciata in modo epico. Altra settimana e altro giretto sull'Epic Games Store per riscattare i giochi gratis e dimenticarsi di questo negozio per 7 giorni. Dal 9 febbraio Dishonored e City of Gangster lasceranno spazio a Recipe for Disaster, un gestionale ambientato in una cucina stellata. Non avevo mai sentito parlare di questo titolo, quindi mi sono andato a vedere un po' di recensioni e non è che il gioco sembri proprio entusiasmante. E per citare il sommo, sembra proprio una cucina del laboratorio. Mentre su PlayStation abbiamo la conferma per i giochi del Plus offerti agli abbonati durante il mese di febbraio. Dal 7 sarà possibile scaricare giochi che precedentemente erano stati leakati da D-Labs, Imperdibili, Mafia Definitive Edition e Holy Holy. E mentre vi ricordo che avete ancora una settimana per scaricare i titoli di gennaio, fate molta attenzione perché Sony ha annunciato una bella poracciata. A partire dal 9 maggio la PlayStation Plus Collection non sarà più disponibile. La Collection è un bonus di benvenuto nell'ecosistema PS5 che offre, anzi offriva, 20 titoli retrocompatibili a tutti gli abbonati al PlayStation Plus. Quindi fatelo ora prima che sia troppo tardi. Aggiungete questi 20 titoli alla libreria per poterli riscaricare anche dopo il 9 maggio. E in chiusura di quest'angolino vi segnalo l'uscita della demo di Yellow Taxi Ghost Room su Steam. Ve ne ho parlato in uno shorts di qualche tempo fa. Questo è un gioco che ho avuto la possibilità di provare alla Games Week e mi ha stregato. Un platform di stampo collectathon che però prende tante suggestioni anche da Crazy Taxi ed esteticamente ricorda le produzioni di fine anni 90. Appena l'ho visto ho subito pensato a Radical Bikers. Il gioco è sviluppato da due ragazzi italiani. Mi raccomando, supportate la scena indie nostrana e provate questa demo. Vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate. Va bene, dopo questa dose di positività passiamo a una sequenza straziante di cancellazioni e chiusure. Preparatevi alla fine di Knockout City, il titolo multiplayer online che portava il dodgeball su tutte le piattaforme. Nonostante la buona ricezione iniziale da parte del pubblico, la produzione di Velan Studios, gli stessi che hanno fatto Mario Kart Live Home Circuit, ha faticato a mantenere viva la sua player base e a poco è servito il passaggio al modello free to play definitivo avvenuto lo scorso anno. Il 28 febbraio inizierà l'ultima stagione del gioco che porterà anche la rimozione di tutti gli acquisti in game. Il 6 giugno saranno chiusi definitivamente i server, anche se Velan ha garantito che sarà pubblicata una versione standalone per PC dove i giocatori potranno continuare a sfidarsi su dei server privati. Anche Back 4 Blood è arrivato al capolinea, anche se in modo decisamente meno drastico. Infatti lo sviluppatore, Turtle Rock Studio, ha dichiarato di non avere abbastanza risorse per continuare a supportare il successore spirituale di Left 4 Dead mentre lavora al suo prossimo titolo. Quindi, mentre tutte le forze del team sono concentrate su un gioco non ancora annunciato, Back 4 Blood continuerà a essere operativo ma non riceverà ulteriori aggiornamenti contenutistici in futuro. Chi si ricorda invece di Crossfire X? Secondo me nessuno. Si tratta di un FPS molto ambizioso che presentava una modalità online free to play e addirittura due campagne single player. Tra l'altro vi ricordo che una di queste due campagne era stata sviluppata da Remedy Games, gli stessi di Control e Alan Wake. Purtroppo tutte le declinazioni del gioco sono state strabocciate dalla critica e anche dal pubblico, che ha ignorato quello che da molti viene indicato come uno dei peggiori giochi del 2021, un grandissimo flop. E proprio per questo, a partire dal prossimo 18 maggio, tutte le tracce di Crossfire X saranno rimosse dalla memoria collettiva. Non sarà più possibile acquistare il gioco e i server del multiplayer saranno chiusi. La cosa assurda è che anche le campagne single player saranno tolte dal commercio e chi le ha già acquistate non potrà più giocarci. Ed è qui che si riapre il discorso sull'importanza della copia fisica e della preservazione dei videogiochi. Veramente una storiaccia. Chi ha giocato a Titanfall conserverà sicuramente un bellissimo ricordo di questa serie di FPS. Da molti
Titanfall 2 è considerato come uno degli FPS sperimentali più interessanti dell'ultimo decennio. Beh, preparatevi a ricevere una bella botta in testa. Secondo l'insider Jeff Grubb, che oggi sarà un vero e proprio protagonista di questo TG Poro, EA avrebbe cancellato un titolo non ancora annunciato in sviluppo presso Respawn. Il gioco in questione doveva essere il tentativo di unire definitivamente l'universo di Titanfall a quello di Apex Legends in una nuova avventura single player, un vero e proprio Titanfall Legends. Non un vero e proprio Titanfall 3, ma più una sorta di modalità single player appartenente alla stessa piattaforma di Apex, un po' come succede con COD e la copresenza di Modern Warfare 2 e Warzone. Ed è un vero peccato che a Respawn non sia stata data l'opportunità di esprimere il proprio talento creativo. E guardate che non è finita qui. A quanto pare anche The Coalition ha ricevuto un importante stop da parte di Microsoft. Sempre secondo Grubb, i talentuosi sviluppatori, esperti nell'utilizzo della Real Engine, sono stati costretti a cancellare due nuovi progetti per reindirizzare tutte le forze sullo sviluppo del nuovo capitolo di Gears of War, che sarà ovviamente Gears 6. Insomma, i tagli al personale interni a Microsoft e a tanti altri publisher stanno già mostrando i loro effetti sull'industria, un settore che adesso sembra voler prendere sempre meno rischi. Un vero peccato anche in questo caso. Chiudiamo allora questa prima parte con un barlume di speranza. Ci sono infatti degli interessanti rumor su Wolverine, il secondo progetto su cui sta lavorando Insomniac. Sempre secondo Grubb, il team avrebbe intenzione di tirare fuori un gioco adulto, tanto da ricevere il rating M for Mature dall'ESRB. Il titolo non dovrebbe avere alcun tipo di connessione all'universo cinematografico di Marvel e dovrebbe essere una sorta di storia delle origini di Wolverine, addirittura prima della sua entrata negli X-Men. Non abbiamo ancora una data di uscita, visto che il titolo sarà successivo a Spider-Man 2, ma questi report mi fanno ben sperare e soprattutto mi ricordano X-Men Origins, un altro grandissimo action in terza persona con protagonista Wolverine, e speriamo che Insomniac riesca a replicare il successo delle sue recenti produzioni. Dai, non sappiamo nulla di questo gioco, ma per ora le sensazioni sono più che positive. Ma bene, poracci, passiamo alle notizie del giorno. Siamo ufficialmente arrivati a febbraio e siamo in pieno clima da isteria da Direct, e visto che questa è una puntata completamente Grubb-centrica, dobbiamo discutere dei rumor originati dal giornalista relativi a la possibile data di questo evento Nintendo. Andiamoci piano però, perché secondo me ci stiamo lasciando prendere un po' troppo dall'entusiasmo. Infatti si è scatenato un bel casino quando nella sua stream più recente Grubb ha parlato del Nintendo Direct. Secondo il giornalista tutti gli indizi sembrano puntare una presentazione imminente e Grubb crede che la prossima settimana, quella del 6 febbraio, potrebbe essere quella giusta per un Direct. Va però specificato che è lo stesso insider a ripetere più e più volte che si tratta solo di sue speculazioni, che non hanno ricevuto alcuna conferma al riguardo. Semplicemente la settimana del 6 è quella che lui pensa essere l'ipotesi più probabile. E oltre a Grubb ci sono anche parecchie segnalazioni su Reddit che vorrebbero l'arrivo nei negozi americani di cartelloni pubblicitari dedicati a Advance Wars con scritto sopra "disponibile da ora". Secondo i commessi, questi materiali promozionali dovranno essere esposti a partire dal 10 febbraio, il che confermerebbe un'ipotetica pubblicazione improvvisa della produzione dopo più di un anno di rinvii. Attenzione però, perché anche in questo caso nessuno di questi report è stato confermato. E non dimentichiamoci inoltre che il 7 febbraio Nintendo pubblicherà un documento finanziario relativo all'anno fiscale, un momento molto importante che solitamente anticipa presentazioni come i Direct, quindi potrebbe non esserci lo spazio la prossima settimana per la presentazione della grande N. Come al solito vi aspetto nei commenti per sapere se pensate che il Direct sarà pubblicato effettivamente la prossima settimana o se magari avete un'altra data in testa. Ma in questi giorni si è tanto parlato anche di E3, in particolare dopo che IGN ha pubblicato un report dove, secondo alcune voci di corridoio non ancora confermate, sia Sony che Nintendo che Microsoft non parteciperanno all'evento losangelino. Se quest'anno avrebbe dovuto rappresentare la ripartenza di quella che un tempo era la fiera più importante dell'industria, secondo la testata americana nessuna delle tre major sarà presente formalmente all'evento. L'ESA, ovvero l'ente che organizza l'E3, ha risposto alle speculazioni di IGN con una lettera.
Africa, dove però non vengono né confermate né smentite queste voci di corridoio, il che non fa proprio ben sperare per l'edizione di quest'anno. La cosa interessante è però che in un altro articolo dove IGN commenta la risposta dell'ESA, viene aggiunto che l'assenza di Nintendo è da attribuire a un fattore specifico. L'azienda di Kyoto, pur volendo partecipare alle E3, non avrebbe abbastanza titoloni da giustificare la presenza a un evento del genere. Secondo le fonti di IGN e Video Games Chronicle, dopo Zelda, Nintendo avrà una seconda metà dell'anno molto tranquilla, non senza uscite, ma priva di un forte nome di richiamo. Anche qui, per ora, si tratta solo di speculazioni, ma secondo voi, dopo Zelda, ci sarà spazio per qualche altra grande sorpresa targata Nintendo? Ma ora passiamo a parlare di Sony e PlayStation 5, perché finalmente la situazione relativa alle scorte della console si sta definitivamente sbloccando e già si vedono i primi risultati. Vi ricordate, no? Sony ha recentemente annunciato che da questo momento in poi sarebbe stato più semplice acquistare PlayStation 5. Io avevo accolto la notizia con un po' di scetticismo, ma mi sono dovuto ricredere. Non solo una versione gigante della console si è schiantata su Roma, ma inoltre, come mi avete anche segnalato, è effettivamente possibile trovarla nei negozi fisici. Pensate che oggi, proprio come vi ho ricordato nel gruppo Telegram delle offerte poracce, la console è stata disponibile per un bel po' di tempo anche su Amazon. Insomma, la situazione sembra essersi veramente sbloccata e i risultati già si vedono. Da una parte abbiamo una sorta di momento storico. Anche in Giappone sono aumentate le scorte e una volta tanto è PS5 a essere la console più venduta della settimana. L'ammiraglia Sony ha venduto un totale di quasi 63.000 unità contro le 51.000 di Nintendo Switch. Non benissimo però i software. La classifica è dominata dalle produzioni per Switch e Forspoken è stato un bel flop anche in madrepatria. Con 29.000 copie, l'esclusiva PlayStation 5 guadagna un timido terzo posto nella settimana del suo lancio. Sony però è estremamente confidente nel potere del brand PlayStation e nelle capacità di aumentare produzione e distribuzione della console. L'azienda ha infatti recentemente aggiornato le sue previsioni di vendita per l'anno fiscale che terminerà a marzo 2023, incrementando da 18 a 19 milioni di unità totali le PlayStation 5 distribuite. Questo significa che Sony ha intenzione di piazzare 6,2 milioni di console durante l'ultimo quarto dell'anno fiscale, un numero poco più basso di quanto ottenuto lo scorso trimestre, che però aveva dalla sua il periodo delle vacanze natalizie. Secondo voi, poracci, Sony riuscirà finalmente a far esplodere il PS5 aumentando sempre di più il trend positivo di vendita? E chiudiamo con una super notizia. È da un po' infatti che parliamo di un possibile ritorno della serie di Metal Gear Solid e in particolare del suo spin-off Rising. E tenete gli occhi aperti perché nelle prossime settimane potrebbe arrivare un importante update. Infatti Platinum Games ha annunciato su Twitter che in occasione del 10° anniversario di Rising, che cadrà il prossimo 21 febbraio, la compagnia dedicherà un evento alla ricorrenza. Nel post si fa solo riferimento a dei nuovi artwork, ma se uniamo i recenti rumor partiti dalle dichiarazioni del doppiatore originale di Raiden a tutte le indiscrezioni che ormai si susseguono da anni, in particolare da quando Konami ha dedicato quel direct a Silent Hill, c'è chi è parecchio sicuro che Platinum Games potrebbe quantomeno proporre una remaster del titolo, se non addirittura un seguito. Staremo a vedere. Però, avendo giocato recentemente su Steam Deck a Metal Gear Rising Revengeance, credo veramente che il titolo sarebbe perfetto su Switch. In portabilità è una vera goduria. Voi lo avete mai giocato oppure vi piacerebbe rigiocarlo su Switch? E questo però c'era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Vi ringrazio enormemente anche per la pazienza, per aver aspettato qualche giorno in più per la pubblicazione di questo video e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi mi raccomando, questo weekend riposatevi dormendo. Sogni tranquilli, fate i bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Direct, Michele 3, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Freschissimo.